A questo punto può essere utile fare una piccola digressione su quella che è l'esperienza di Sant'Agostino, che più di ogni altro ci aiuta a capire come un ministro ordinato, nel nostro caso un vescovo, si relaziona con il suo essere popolo sacerdotale. Perché, come dicevo, la preoccupazione della Chiesa è non solo per le comunità, ma anche per chi le guida, perché è una madre vera. Allora, mi piace ricordare quello che dice Sant'Agostino nell'Omelia 340, nell'anniversario della sua ordinazione episcopale, quando ebbe quell'espressione poi diventata famosissima: per voi sono vescovo, con voi sono cristiano. Questa frase è all'interno di un discorso molto più articolato che vorrei leggere con voi, anche se brevemente. Nel momento in cui mi dà timore l'essere per voi, dice Agostino, cioè vescovo, mi consola il fatto di essere con voi. Per voi, infatti, sono vescovo, con voi sono cristiano. Quel nome è segno dell'incarico ricevuto, questo della grazia. Quello è occasione di pericolo, questo di salvezza. Infine, quasi trovandomi in alto mare, siamo sballottati dalla tempesta di quell'attività. Ma ricordandoci che siamo stati redenti dal sangue di Lui, con la serenità di questo pensiero entriamo nel porto della sicurezza e nella grazia che ci è comune troviamo riposo dall'affannarci in questo personale ufficio. Pertanto, se mi compiaccio di essere stato riscattato con voi più del fatto di essere a voi preposto, allora, secondo il comando del Signore, sarò più efficacemente vostro servo per non essere ingrato quanto al prezzo per cui ho meritato di essere servo con voi. Ecco, a me pare che siamo veramente in un punto fondamentale del nostro riflettere sul ministero ordinato, perché il ministero ordinato è essenzialmente un modo per esercitare il nostro essere popolo sacerdotale. Siamo ministri al servizio della Chiesa, ma se lo facciamo con tutta l'energia, la grazia che ci è data dal battesimo, allora davvero troveremo in esso la salvezza. È come dire: io se faccio bene il vescovo, dice Agostino, è per non tradire il battesimo. Ecco, mi sembra un equilibrio molto interessante che Agostino ci propone e che ci aiuta a vivere tutti i ministeri con quella passione che è propria di ogni cristiano. Il problema è più ampio, così come ci ricorda Le Grand, perché oggi noi identifichiamo la chiamata con un desiderio del cuore. Ecco, questo è molto meno vero per i vescovi, molto di più per i diaconi, per i presbiteri, però Le Grand fa un'osservazione che mi pare importante a questo punto. Ci dice che se tutto dipendesse dalla volontà della persona, dal desiderio della persona di essere ministro, voi capite, il rischio è che alla Chiesa vengano meno i ministri. Ma siccome abbiamo visto che i ministri sono essenziali perché il gruppo diventi Chiesa, allora com'è possibile, si domanda Le Grand, che una cosa così decisiva per l'esistenza stessa della Chiesa dipenda dal sentimento delle persone? È una domanda che noi ci ritroveremo quando affronteremo il tema del diaconato e del presbiterato. La liturgia continua con il candidato che è a terra, vengono invocati i santi e poi i vescovi, tutti i vescovi, è una vera concelebrazione di ordinazione, impongono le mani sul nuovo vescovo. No, non sono più tre vescovi come era nella liturgia precedente, ad ordinare un vescovo, ma sono tutti i vescovi presenti che impongono le mani e concelebrano l'ordinazione episcopale. La ragione per cui erano già da Nicea tre vescovi è proprio per evitare che chiunque potesse ordinare un altro con il rischio che fosse un eretico, uno scismatico o cose del genere. Oggi il recupero della collegialità episcopale voluto dal Vaticano II porta all'ordinazione del vescovo ad essere una concelebrazione di tutti i vescovi presenti. Questo distingue anche i tre gradi dell'ordine fin dalla tradizione apostolica. La tradizione apostolica ci dice che per i vescovi sono tutti i vescovi che ordinano, per i presbiteri è il vescovo con il collegio dei presbiteri,
Per i diaconi è solo il vescovo che impone le mani. L'imposizione delle mani avviene in un clima di grande silenzio. Che cosa significa l'imposizione delle mani? L'imposizione delle mani è di origine, come vi dicevo, già dal Nuovo Testamento, lo troviamo nella tradizione apostolica. Il Concilio di Firenze non la riconosce come centrale, ma attribuisce la centralità alla consegna degli strumenti. Il Concilio di Trento conserva la consegna degli strumenti, anche se la imposizione delle mani è sempre stata nella preghiera di ordinazione presente dentro le liturgie di ordinazione. Il Papa Pio XII nella Sacramentum Ordinis recupera la centralità dell'imposizione delle mani e della preghiera. C'è una parola profetica che chiama, così come Paolo ci dice nella prima Timoteo: non trascurare il dono che è in te, che ti è stato conferito mediante una parola profetica con l'imposizione delle mani da parte dei presbiteri. Dono che è in te per mezzo di una parola e di una imposizione delle mani. Così la tradizione apostolica, come vi dicevo. Che cosa significa l'imposizione delle mani? Innanzitutto dobbiamo porre una distinzione tra l'imposizione delle mani che fa Gesù e l'imposizione delle mani che fa la Chiesa. Questo è un elemento della riforma liturgica particolarmente importante. Nella liturgia fino al 62, la preghiera di ordinazione era preceduta dal dialogo del prefazio. La preghiera di ordinazione era un prefazio in pratica: il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie, eccetera. Vaticano II ha voluto invece che tra imposizione delle mani e preghiera non ci fosse alcun intermezzo. Per cui oggi all'imposizione delle mani segue immediatamente la preghiera di ordinazione. Perché? Gesù non faceva così. Gesù imponeva le mani e non diceva nulla. Allora perché la Chiesa deve necessariamente accompagnare il gesto delle mani con la preghiera? Perché Gesù possiede lo Spirito e lo dona a chi vuole. La Chiesa no, la Chiesa lo invoca. Ecco perché all'imposizione delle mani è strettamente unito, per una volontà esplicita della riforma, la preghiera di ordinazione, senza interruzione. Perché la Chiesa non è Gesù, non si identifica con Gesù, è la sposa, è il corpo, ma Gesù e la Chiesa sono distinti nella loro unità totale, indissolubile, ma sono distinti. Questa distinzione si manifesta anche in questo rito che vede l'imposizione delle mani avere la necessità della preghiera che l'accompagna. Gesù no, ripeto. La situazione vitale dell'imposizione delle mani è la Chiesa che ha scelto, ma non basta aver scelto, bisogna invocare lo Spirito, perché è lo Spirito che consacra, non è merito o qualità neppure della Chiesa, ma è dono di grazia invocato dal Padre. Capite che qui stiamo toccando elementi dell'ecclesiologia che si collegano alla cristologia di grande interesse per noi. Questa imposizione delle mani insieme alla preghiera è per un progetto che è dato alla Chiesa dallo Spirito, non appartiene alla Chiesa. Ma l'altra cosa molto importante è che fin dalla tradizione apostolica questo gesto, l'imposizione delle mani, non è un gesto di un ministro isolato, ma è sempre la manifestazione esteriore di una preghiera che è di tutta la Chiesa per mezzo del ministro autorizzato. Cioè, in altre parole, la tradizione apostolica dice chiaramente che il vescovo impone le mani mentre tutta la Chiesa prega in silenzio. Quindi è la preghiera della Chiesa che si esprime nel Vescovo, non è una preghiera personale, perché se fosse un gesto personale, come ha scritto qualcuno, farebbe presto il Vescovo a ordinare gente nel suo studio, se è una cosa che tra lui e un altro. È la Chiesa che attraverso il ministro autorizzato, che è il Vescovo, autorevole rappresentante sacramentalmente conformato a Cristo nella successione apostolica,
ma è la Chiesa che prega attraverso il Vescovo e invoca dal Padre lo Spirito Santo. Questo è un elemento che va assolutamente recuperato. Inoltre, l'imposizione delle mani ci manifesta che non solo è la preghiera della Chiesa, ma anche è il dono di grazia che dona un carattere permanente, cioè una conformazione stabile a Cristo, dove la virtù, come voi sapete, è essenziale per il sacramento del battesimo, perché se io non vivo il battesimo non funziona. Comunque nel sacramento dell'ordine, anche se io non vivessi, con tutti i danni che pur potrei fare, però il Signore garantisce la sua presenza e la sua grazia anche attraverso il ministro indegno. Vi faccio notare che questo scomparire della centralità dell'imposizione delle mani, che è durata fino a Pio XII, già dal Medioevo, sostituita dalla consegna degli strumenti, cioè del pane, il vino, il calice e così via, è coincisa con la perdita della ecclesialità dell'ordinazione. Quando scompare, cioè il popolo di Dio come partecipe, protagonista dell'ordinazione di un vescovo, di un prete, di un diacono, scompare anche la centralità dell'imposizione delle mani. A una Chiesa che tutta si riconosce nel ministero e lo vuole, corrisponde la centralità dell'imposizione delle mani. Se questo si perde, anche l'imposizione delle mani, che pur è sempre rimasta nella Chiesa, viene meno. L'Eucaristia è indubbiamente al centro. Il ministero ordinato non crea la comunità ecclesiale, esso non è nemmeno creato dalla comunità per i suoi bisogni organizzativi secondo una logica unitaria. Il ministro è invece creato con la comunità cristiana nell'unica provenienza da Cristo, di cui significa e realizza concretamente la relazione con il corpo ecclesiale. Il ministro ordinato instaura così una dissimetria strutturale in seno al popolo di Dio che rinvia a una differenza originaria. La Chiesa non è il Cristo, questi rimane sempre l'altro rispetto alla sua Chiesa che non può sussistere senza di lui. Questo è un punto fondamentale per leggere l'ecclesiologia del rito del Vaticano II. La Chiesa nasce insieme al ministero ordinato, non è né prima né dopo. È Cristo che dà origine contemporaneamente al ministero ordinato e alla Chiesa. E questo ci permette di cogliere proprio la dissimmetria tra Chiesa e Cristo. Cristo è prima della Chiesa, è altro della Chiesa, pur essendo, come ripeto, intimamente unito ad essa, una cosa sola, ma distinti. Per questa ragione Paolo, nella lettera agli Efesini, tiene saldamente unite le due immagini, quella del corpo che ci dice l'unità assoluta, ma anche quella dello sposo e della sposa che ci dice la differenza nella unità. Quindi il ministro è costitutivo in quanto costituito per attestare l'assoluta precedenza dell'iniziativa, azione di Dio nella comunità. E questo è fondamentale. Il ministero non è il ministero della comunità, ma è il ministero di Cristo nella comunità. È davvero colui, il ministero, che deve attestare un primato, il primato di Dio del suo Cristo nella Chiesa rispetto a noi, rispetto al nostro cammino e così via. È colui che ti apre l'orizzonte, che non ti descrive solo la situazione. Viene imposto subito dopo l'imposizione delle mani il libro del Vangelo sulla testa del Vescovo e su questa posizione rimarrà per tutta la preghiera di ordinazione. Questo l'abbiamo ininterrottamente nella storia della liturgia di ordinazione, sia in Oriente che in Occidente. È un gesto molto importante, molto bello, lo fanno i diaconi, che sono i ministri del Vangelo, non lo fanno più i vescovi come era nel vecchio rito. Il senso ovviamente è che sopra al vescovo resta sempre il Vangelo. Il Vangelo è la suprema legge della Chiesa. Questo supera qualunque autorità, tutto sotto il Vangelo. E guardate, oggi ne abbiamo bisogno di ripetere questo, perché il rischio di mettere qualcos'altro prima del Vangelo, al posto del Vangelo, è quanto mai presente. Spesso noi consideriamo le regole superiori al Vangelo. Papa Francesco in questo ci sta dando una bella svegliata. E poi inizia
la preghiera di ordinazione. Una preghiera di ordinazione che, diciamolo subito, è strutturata su Giovanni 17. Giovanni 17 è un po' la prima edizione quasi della preghiera di ordinazione episcopale. Qualcuno dice che la preghiera di ordinazione è l'eco nel tempo della preghiera di Gesù nell'ultima cena. Mi sembra molto suggestivo. Andiamola a vedere brevemente. Come ogni preghiera ha una struttura trinitaria. C'è il Padre, che è Dio Padre, c'è lo Spirito Santo, c'è il Figlio Gesù. Le tre persone divine caratterizzano tutte le preghiere di ordinazione, vescovi, preti e diaconi. Perché d'altra parte, se il ministero è per l'edificazione della Chiesa e la Chiesa è a immagine della Trinità, è evidente che chi sarà ministro della Chiesa per la sua edificazione non può nascere che sono all'interno dei rapporti trinitari. C'è una introduzione, una conclusione e poi le tre parti classiche della preghiera cristiana: anamnesi, epiclesi, intercessione. Le tre parti della preghiera di ordinazione. Noi ci soffermiamo soltanto su alcuni elementi per mancanza di tempo, ovviamente, ma su questi un attimo di attenzione che ci aiuterà a cogliere i legami con l'ecclesiologia. La ragione dell'anamnesi è ovvia, noi abbiamo bisogno di un fondamento per chiedere, abbiamo bisogno di richiamare alla memoria nostra, e lasciatemelo dire in maniera metaforica, alla memoria di Dio, abbiamo bisogno di richiamare l'agire di Dio nella storia. Perché quello che stiamo facendo è un'azione di Dio nella storia per mezzo della Chiesa. E allora la prima parte della preghiera cristiana, in tutte le preghiere, ma in modo particolare in quelle di ordinazioni, è sempre il ricordo delle opere di Dio. Siccome tu, Padre, sei fatto così, ecco che io ardisco chiederti questo. Ho l'autorevolezza per chiederti questo. La preghiera comincia con un'espressione molto interessante, perché o Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Qui purtroppo l'edizione italiana ci fa perdere un elemento molto importante, perché nell'edizione tipica è Deus et Pater Domini nostri Gesù Cristi, ricalcando così la prima lettera ai Corinzi. Dio, la seconda lettera ai Corinzi, scusate, Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Vedete, molte volte noi con queste piccole sfumature perdiamo degli elementi significativi. Qui viene richiamato il doppio rapporto che c'è tra Gesù e il Padre, tra Gesù e Dio. Perché in quanto figlio di Dio, Gesù è di fronte al Padre, in quanto uomo è di fronte a Dio. Quindi vedete, qui viene richiamata la doppia natura di Gesù come uomo figlio di Dio, perché è questo il fondamento che ci permette di avere voce in capitolo nella richiesta dello Spirito Santo. È per il fatto che noi siamo di fronte a un Dio che è Padre di Gesù. E quindi è l'incarnazione del Verbo, il mistero pasquale, cioè Cristo, sommo ed eterno sacerdote, perché questo significa che Gesù è figlio di Dio ed è come creatura ed è figlio del Padre come Dio. È in forza di questa unione dell'umano e del divino in Gesù che noi abbiamo accesso al Padre. Perché ci dovrebbe ascoltare Dio? Perché nella nostra umanità è presente suo Figlio. E quindi in quanto Padre del Figlio di Dio e in quanto Dio della creatura Gesù, noi abbiamo il pontefice, il sommo sacerdote, la strada aperta nella richiesta solenne che faremo ora dello Spirito Santo. Ecco l'anamnesi che comincia, richiamandoci alla realtà di Gesù, unito a noi nell'umanità e coinvolgendo tutta la Chiesa nell'essere figli di Dio. Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Poi c'è una figura con la potenza, con la parola di salvezza, hai dato norme di vita alla tua Chiesa.
Tu dal principio hai eletto Abramo come padre dei giusti, hai costituito capi e sacerdoti per non lasciare mai senza ministero il tuo santuario e fin dall'origine del mondo hai voluto essere glorificato in coloro che hai scelto. Allora, l'anamnesi del vescovo è incentrata sulla figura di Abramo. È una cosa molto interessante. La vecchia preghiera, quella del Veronese che è stata abbandonata, aveva, come dicevo, Aronne come centro. Quindi chiaramente una visione sacrale. Qui invece abbiamo Abramo. È una scelta molto importante. Intanto perché Abramo è colui che, dal quale verrà il popolo eletto. Ecco, a lui è stata fatta questa promessa di un popolo. Ma poi anche perché, come dice l'Apostolo, tutti gli uomini, ma in modo particolare i cristiani, e con i cristiani, vi leggo qui un testo di Serfaux, il famoso studioso di San Paolo, l'Apostolo tiene enormemente all'affermazione dottrinale che i cristiani, e specialmente i gentili tra di essi, sono figli di Abramo. Per questa proposizione egli presenta delle basi scritturistiche. Non ha forse Dio promesso al patriarca, quando ne ha modificato il nome, che sarebbe stato il padre di popoli numerosi? Quindi la figura di Abramo ci ricorda, ci riporta a questa volontà di Dio, attraverso di Abramo, di raggiungere tutti gli uomini della terra, tutti i popoli della terra. Le numerose genti come le stelle che sono nel cielo o la sabbia nel mare. Ma Abramo è anche qualcos'altro, perché Abramo è anche colui che sacrificherà Isacco. Il sacrificio di Isacco è un cammino di amore di Dio per Abramo e suo figlio, per insegnare loro il timore di Dio. Ciò che è importante è proprio il timore di Dio, ossia lo sforzo, la pena, il tremore dell'obbedienza. E forse anche Isacco sa benissimo, fin dal primo momento, che mai e poi mai suo padre lo scannerà sulla montagna, eppure vive anche lui questa avventura come se dovesse essere proprio sacrificato. Strana avventura per capire che cosa sia l'amore di un padre e di un figlio. Il Midrash, ancora una volta, lo ha espresso molto bene. Questo ti ho detto. Quando ti ho detto prendi tuo figlio, non ti ho detto scannalo, te l'ho detto per amore. Ecco. Vedete, allora Abramo è anche la figura del sacrificio. Abramo è il capostipite di un popolo numeroso come è la sabbia sulla riva del mare, ma è anche l'uomo capace di un sacrificio per amore. E quindi questo richiamo di Abramo come padre dei giusti ci riporta a un ministero che è in vista dell'edificazione di un popolo grande come la terra, di una parola e di un sacrificio che in Abramo diventano storia. La stessa cosa noi troveremo un po' nell'ordinazione dei presbiteri, ma su questo ci soffermeremo a suo tempo. Con la parola di salvezza, dicevo, hai dato norme di vita alla tua Chiesa. Tu dal principio hai eletto Abramo come padre dei giusti e hai costituito capi e sacerdoti per non lasciare mai senza ministero il tuo santuario. Ecco. Tutto deve servire per l'edificazione della Chiesa e fin dall'origine del mondo hai voluto essere glorificato in coloro che hai scelto. Tenete conto che lasciare senza mai ministero nell'edizio tipica è la liturgia, perché il santuario ha bisogno del sacerdozio per la celebrazione della liturgia, ma il nuovo santuario è Cristo. Per cui il vescovo si colloca in un legame particolare con il Cristo perché venga edificata la Chiesa attraverso il sacrificio. Il nuovo santuario è la persona del Cristo e quindi è attraverso di lui che noi abbiamo la possibilità di essere adoratori del Padre. Una parola di salvezza per non lasciare mai senza ministri il tuo santuario e quindi tu sarai glorificato.
E adesso fermiamoci invece, questo con più attenzione, nel punto centrale della preghiera, perché su questo noi comprenderemo davvero la natura profonda della Chiesa come mistero. E fondi ora sopra questo eletto la potenza che viene da te, o Padre, il tuo Spirito che regge e guida. Tu lo hai dato al tuo diletto figlio Gesù Cristo ed egli lo ha trasmesso agli apostoli che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa come tuo santuario, a lode e lode perenne del tuo nome. Siamo nel punto centrale. Un punto che evidentemente è introdotto con questo ora, kainun, prima Giovanni 17,5 ha in Gesù questa stessa espressione. Dopo una brevissima anamnesi, ora Padre, dice Gesù, rivolgendo la richiesta fondamentale dell'unità per la sua Chiesa, come tu Padre sei in me. Ora Padre, e fondi sopra questo eletto la potenza che viene da te, il tuo Spirito che regge e guida. Qual è allora la richiesta fondamentale? Lo Spirito che regge e guida. Questa espressione è presa dal Salmo 50. Può sembrare strano, ma vescovi e preti vengono ordinati con il Salmo 50, un salmo penitenziale. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza, non privarmi del tuo santo spirito, rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con un animo generoso. La vecchia traduzione che adesso è diventata con uno spirito generoso, perché esattamente non si allude all'animo umano ma allo Spirito Santo. Questo è il testo più importante dell'Antico Testamento che ci rivela la natura dello Spirito Santo. Uno spirito creato in noi da Dio, uno spirito che è saldo, uno spirito che è santo, uno spirito che è generoso. Bene, nella liturgia di ordinazione del Vescovo viene usata questa terza caratteristica, lo spirito generoso. Che cosa significa questo spirito generoso? È interessante che nelle traduzioni tra ebraico, greco, latino e italiano ci sia stato un ampliamento di significato. Voi sapete che spesso la Settanta ha modificato, ha completato, ha aggiunto degli elementi al testo ebraico. E questo è successo anche con il Salmo 50. In ebraico si parla di uno spirito disponibile, totalmente generoso, spontaneamente generoso. In greco si parla dello spirito forte, lo spirito del capo. In latino diventa lo spirito di chi governa, di chi regge la comunità. Vedete, c'è un ampliamento di significato, da una generosità spontanea a uno spirito forte, a uno spirito di chi guida la comunità. E quindi capite che questo ampliamento di significato è piaciuto proprio a chi ha pensato questa preghiera. In italiano, con una traduzione molto corretta a mio parere, si parla di uno spirito che regge e guida. Lo spirito egemonico, lo spirito principale, lo spirito di colui che è a capo della comunità. Quindi sul vescovo viene invocato uno spirito di autorità sulla Chiesa, quello che Davide alla fine della giostra non ha avuto. E fondi ora sopra questo eletto la potenza che viene da te, o Padre. Tu l'hai data al tuo diletto figlio Gesù e glielo ha trasmesso agli apostoli. Ecco, qui siamo nella teologia epicletica della ordinazione del vescovo. Cosa succede allora? Succede che noi invochiamo dal Padre lo Spirito. Dio Padre manda sul nuovo eletto lo Spirito Santo e fondi ora, così come era successo 2000 anni fa, quando lo Spirito Santo fu mandato dal Padre su Gesù e Gesù, per mezzo del suo essere sommo ed eterno sacerdote, lo ha donato agli apostoli. Guardate, questa è una cosa che vorrei proprio fosse chiara, importante. Tu 2000 anni fa, o Padre, hai mandato su Gesù lo Spirito Santo e lui lo ha donato agli apostoli. Bene, oggi tu Padre, che 2000 anni fa hai fatto questo,
rendi nuovamente presente ed efficace quell'azione salvifica che hai compiuto 2000 anni fa. E quindi dona oggi a questo eletto quello stesso spirito che 2000 anni fa tu hai donato a Gesù e agli apostoli. Capite allora che la nostra liturgia, alla luce di Sacrosantum Concilium 7, è effettivamente continuazione della storia di salvezza. Perché quello che è successo 2000 anni fa si rende nuovamente presente senza ripetersi, si rende nuovamente efficace oggi per la salvezza degli uomini di oggi. È come se noi andassimo nel cenacolo, è come se noi ci trasferissimo con il nostro spirito nel cenacolo e ricevessimo esattamente quello spirito che 2000 anni fa il Padre per mezzo di Gesù ha dato alla Chiesa degli Apostoli. Siamo in piena successione apostolica. Qui comprendiamo allora la Chiesa come il luogo dove si rende permanentemente presente l'azione salvifica di Cristo compiuta storicamente 2000 anni fa e oggi sacramentalmente. La Chiesa è mistero. La Chiesa è la continuazione nella storia di questa opera salvifica che acquista pienezza nella Pasqua di Cristo. È chiaro?